convegno è un convegno annuale che noi facciamo a Modena per l'aggiornamento di linee guida su asma, BPCO e rinite, e nell'occasione invitiamo i maggiori esperti del settore a livello nazionale ad ascoltare, e i maggiori ricercatori del settore a parlare. Quest'anno abbiamo una piccola integrazione, cioè abbiamo apriamo il convegno con una tavola rotonda su diversi modelli di cronicità, tenendo presente che è un tema caldo per la comunità europea, per l'Italia, per tutti i paesi, che con l'invecchiamento della popolazione e la sopravvivenza agli eventi acuti abbiamo un'epidemia di cronicità che richiede un'attenzione. Quindi la prima giornata sarà particolarmente interessante, verrà fatta qui al Policlinico, in Aula Magna, e abbiamo invitato i maggiori esperti nel settore delle malattie croniche, gastrointestinali, epatiche, renali, immunoallergiche sistemiche e vascolari, cardiovascolari. E a questa parteciperà anche un esperto francese di ipertensione polmonare, Marco Ben. Ci aspettiamo che questa ci dia dei modelli di confronto di malattie croniche che permettano di trovare strategie comuni di ricerca e di sviluppo di nuovi trattamenti. Alla fine di questa abbiamo invitato come ospite d'onore il professor Jeffrey Treisen, che è l'editore del New England Journal of Medicine, che è la rivista più medica e prestigiosa del mondo, ed è editore da circa 12 anni. Sotto la sua direzione la rivista ha raggiunto un impatto scientifico mai raggiunto precedentemente. Lui è pneumologo di origine, ma ha saputo dare un'impronta a tutto campo a questa rivista, che settimanalmente porta sul tavolo e sul computer dei medici delle informazioni molto interessanti, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista pratico, con eccellenti discussioni, casi clinici, seminari, eccetera. Dopo abbiamo due giorni di lavori pieni, uno dedicato a asma e rinite, uno dedicato alla BPCO, in cui ci sono i protagonisti mondiali più accreditati, sia statunitensi che europei. Quasi tutti abbiamo preferito dare ad altri le relazioni, che faranno delle relazioni scientifiche. Il terzo giorno faremo invece la discussione dei gruppi di lavoro attorno all'aggiornamento 2011 delle linee guida di asma, di rinite e di broncopneumopatia cronica ossessiva, sulle quali ci sono delle importanti novità che hanno dei risvolti pratici. Ci aspettiamo, come ogni anno, un centinaio di attivi partecipanti. Attivi vuol dire che saranno in grado di discutere, di apprendere, di fare domande. Tutto l'evento verrà trasmesso in streaming, quindi sarà disponibile anche a distanza, in particolare per quei delegati che non possono partecipare in quei giorni, e rimarrà disponibile in rete per due mesi per poter acquisire i crediti che sono stati attribuiti all'evento, che sono circa una ventina, 18-20. Voi